aventi ad oggetto drastica riduzione dell'assistenza sanitaria per la branca della riabilitazione in Campania, in particolare della ASL Napoli 2 Nord, e a firma del consigliere Alfonso Longobardi. Prego, consigliere. Grazie Presidente. L'interrogazione, come correttamente diceva lei, riguarda la drastica riduzione dell'assistenza sanitaria per la branca della riabilitazione in Campania, in particolare nel territorio dell'ASL Napoli 2 Nord. Premesso che nelle scorse settimane numerose associazioni di cittadini diversamente abili, ma soprattutto familiari con bambini affetti dalla sindrome dell'autismo, hanno segnalato la brusca interruzione o comunque una sostanziale riduzione delle attività assistenziali presso le strutture sia residenziali che semiresidenziali nel territorio di competenza dell'ASL Napoli 2 Nord. La problematica sollevata dai familiari di giovani bambini o ragazzi autistici è stata anche ripresa dai media e dalla stampa, destando grande clamore mediatico. Le prestazioni sarebbero state ridotte addirittura del 40-50% rispetto ai bisogni assistenziali primari dei cittadini diversamente abili. Tutto ciò nonostante la presenza della prescrizione del neuropsichiatra, ovviamente della struttura pubblica, che avvia il paziente a specifiche terapie previste nei LEA. Ad oggi non sarebbe calcolato il fabbisogno complessivo effettivo relativo alla branca della riabilitazione, così da programmare il necessario tetto di spesa annuale, le relative prestazioni equivalenti in base alle effettive esigenze assistenziali, così come sarebbe dovuto essere stato indicato nel decreto 41 del 2018. Secondo gli ultimi dati aggiornati per l'annualità in corso nel territorio dell'ASL Napoli 2 Nord, sarebbero assegnate ed erogate circa 96.000 prestazioni di riabilitazione, a fronte di una popolazione residente di 1.080.000 cittadini, mentre in altre aziende, e come mero esempio ne cito una, l'ASL di Salerno, ne sarebbero destinate ed erogate circa 296.000, a fronte di una popolazione di circa 1.100.000 abitanti. Cittadini, e l'ASL Napoli 3 Sud, un altro esempio che citiamo e indicato nei vari documenti, a fronte di 227.000 prestazioni a copertura di una popolazione di circa 1 milione di cittadini. Questi dati riepilogativi, se confermati, dimostrerebbero evidenti disomogeneità nell'erogazione dell'assistenza e delle prestazioni sanitarie. Difatti, dunque, il fabbisogno effettivo di prestazioni assistenziali in alcune ASL appare sottostimato. Nel decreto del commissario ad acta numero 41 del 2018 viene individuato quale principale parametro per calcolare il fabbisogno assistenziale il solo cosiddetto costo storico, per programmare le prestazioni e il relativo tetto di spesa per la riabilitazione. È maggiormente necessario conoscere su tutte le ASL della Campania i flussi informatici relativi al cosiddetto file H, riguardante le strutture che erogano prestazioni assistenziali per la riabilitazione di cittadini diversamente abili, in particolar modo dei minori affetti dalla sindrome dell'autismo. Questo dato è utile per misurare il consumo di prestazioni e i relativi fondi suddiviso per ASL e la relativa mobilità intraaziendale tra le varie aziende sanitarie locali. Nel decreto 41 del 2018 viene inoltre sottolineata la possibilità di adottare altre valutazioni che superino il parametro del costo storico, perché dai dati dello stesso decreto emergerebbero evidenti disomogeneità nell'assegnazione dei budget tra le varie ASL della Campania. Si chiede pertanto alla Giunta regionale della Campania di verificare tempi e modalità di programmazione dell'effettivo fabbisogno e di omogeneizzare e rendere congrue le prestazioni da garantire dei relativi budget su tutto il territorio della Regione Campania, articolato per singola ASL e avvenire sugli anni 2020 e 2021. Tutto ciò per evitare la brusca riduzione dell'assistenza delle attività assistenziali per cittadini diversamente abili, compresi i bambini affetti da sindrome dell'autismo, e di garantire pari condizioni a tutti i pazienti e cittadini campani. Grazie. Grazie consigliere, risponde in luogo del Presidente l'assessore Marciano. Prego, assessore. Grazie Presidente. In merito ai quesiti posti, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha rappresentato che gli atti adottati dal Commissario ad acta non apportano alcuna riduzione ai limiti di spesa nei confronti delle aziende sanitarie e tantomeno dell'ASL Napoli 2 Nord.
A tale proposito, la direzione ha evidenziato che il decreto commissariale 85 del 2016 stabilisce per Napoli 2 Nord 661.911 prestazioni ambulatoriali e di piccolo gruppo, corrispondente a 27.579.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con il decreto commissariale 41 del 2018, all'ASL Napoli 2 Nord è stato attribuito un totale di 675.148 prestazioni, corrispondenti a 27.826.000 euro complessivi tra i due setting per gli anni 2018-2019. Per l'intera regione si passa da un totale programmato di 294.030.000 per l'intero settore della riabilitazione a 299.915.000 euro. Pertanto la spesa programmata e consentita alle aziende sanitarie locali è addirittura aumentata tra il biennio 2016-2017 e quello 2018-2019. Ciò senza considerare gli incrementi consentiti con note successive all'adozione del decreto commissariale 41 del 2018 per evitare l'interruzione dei trattamenti in corso e sempre imponendo di tenere immutata la programmazione dei setting semiresidenziali e residenziali. Infatti per i setting semiresidenziali e residenziali, sempre per tutte le ASL e nello specifico per l'ASL Napoli 2 Nord, tra il decreto commissariale 85 del 2016 e il decreto commissariale 41 del 2018 è stato programmato un generale incremento di prestazioni e volumi di spesa. Per l'ASL Napoli 2 Nord si passa da 91.643 a 96.784 prestazioni. Il calcolo del volume di prestazioni deriva dalle prestazioni erogabili dei posti letto accreditati per i due setting. I posti letto accreditati sono parametrati sulla popolazione residente in ciascun ASL e non sul costo storico, come invece riportato nell'interrogazione. Anche in questo caso non si è verificata alcuna riduzione. Le differenze rilevate nell'interrogazione tra le diverse ASL sono da ricondursi esclusivamente al setting residenziale, per il quale nell'ASL Napoli 2 Nord sono attivi meno posti letto rispetto alle altre ASL citate. Per inciso, naturalmente il setting residenziale è il meno idoneo e appropriato ad affrontare le problematiche di soggetti in età evolutiva, che devono rimanere per quanto possibile nel contesto naturale di vita. Si evidenzia inoltre e l'ASL Napoli 2 ha attivato una propria offerta assistenziale anche in regime semiresidenziale per garantire la qualificata assistenza ai minori con disturbi dello spettro autistico. Grazie Assessore, prego Consigliere Longobardi per la replica. Grazie Presidente, io devo essere molto onesto, non mi soddisfa la risposta dell'Assessore Marciani, il dato di fatto, i numeri probabilmente corrispondono all'interno di un documento ma non corrispondono nei fatti. E 96.000, io attribuisco il calcolo esatto fatto su alcune ASL, ho citato alcune ASL dove evidentemente il fabbisogno è ben calcolato, citavo l'ASL Napoli 3 Sud, citavo l'ASL di Salerno, in corrispondenza di un bacino di cittadini di circa 1 milione di residenti, come sia possibile che 96.000 prestazioni, cioè il numero di prestazioni garantite, sono i dati inseriti nel decreto 41, siano garantite ai cittadini e ai pazienti autistici. È un dato oggettivo, se volessimo parametrare il milione di residenti su determinate ASL, il dato è talmente evidente che questi numeri non corrispondono. Tecnicamente dicevo una cosa che può essere analizzata, ovvero l'offerta. Noi non ne facciamo una questione se l'offerta debba essere garantita dal pubblico o dal privato. Noi siamo una regione, come lo sono le altre, con un sistema di committenza. Se è giusto che ci sia un'offerta pubblica, ben venga che l'eroghi il pubblico, se c'è un'offerta convenzionata, privata accreditata, le possa erogare il privato accreditato. Noi non ne facciamo una questione di chi delle debba erogare le prestazioni, ne facciamo una questione oggettiva che le prestazioni LEA devono essere garantite. E allora nel momento in cui è stato comunicato ai ragazzi autistici, ai genitori, la riduzione del 50% delle prestazioni da 5-6 giorni settimanali a 3 giorni settimanali dell'accesso alle strutture sanitarie per poter effettuare attività di riabilitazione, il dato è tratto. Evidentemente o le prestazioni sono insufficienti o non c'è stata una corretta rimodulazione del setting come correttamente veniva richiamato. Allora diceva manca l'offerta. Benissimo, invece la cosa proprio del setting se ne deve parlare, mi sarei aspettato una risposta nel capire nella programmazione 2020-2021 qual è la rimodulazione dell'offerta,
se c'è bisogno di più posti letto per determinate prestazioni o l'attività è semiresidenziale o residenziale, credo si fosse stato opportuno indicare una modalità per attivare, anche perché siamo agli sgoccioli per l'assegnazione del numero di prestazioni, dei budget del 2020 e del 2021, e credo sia un dato oggettivamente incontrovertibile che su un ASL vengono erogate 96.000 prestazioni per la riabilitazione su ragazzi autistici, dati diciamo come dire oggettivi, e su altre invece c'è capienza. Perché si indicava nella interrogazione l'utilità di avere il file H? Perché la mobilità intraaziendale è fondamentale. Era importante oggi avere questi dati, mi dispiace moltissimo non averli, perché ci avrebbe fatto capire come ci possono essere dei flussi di mobilità tra un ASL e un'altra, e i genitori devono fare il cosiddetto viaggio da una provincia ad un'altra. Bisognava vedere oggi se questi flussi informatici corrispondevano a flussi anche economici di prestazioni erogate magari a cavallo di più ASL e ridistribuirli in maniera coerente su determinati territori. Questo oggi bisognava fare. Questo oggi mi aspettavo di trovare gli atti, ed è qualcosa che oggi non riusciamo a dare una risposta. Mi auguro continuerà questa ovviamente sensibilizzazione per modificare, perché quando si firmano i contratti non credo che si possa evitare, anche perché questi dati molto spesso, proprio su questa fonte, e questo è importante, dimenticavo di aggiungerlo, perché c'è una mobilità che deve essere controllata all'interno della ASL con un'equa verifica dei vari flussi tra le varie ASL, molte delle quali sono a ridosso l'una dall'altra, e credo che andare via oggi con questa interrogazione dicendo è tutto a posto, quando ci sono i media che siamo stati oggetto di attenzione di tutti i media dicendo agli atti che i ragazzi devono trascorrere la metà dei giorni della settimana a casa, credo che è un qualcosa che oggi non faccia bene a questo consiglio. Io ritornerò su questo argomento, perché dobbiamo cercare di dare ai genitori delle risposte sane. Io l'ho incontrate qualche settimana fa e nei loro occhi ancora c'ho il dispiacere di vedersi ridotte le prestazioni e soprattutto i tempi di attesa. Intervenire per un bambino autistico in tempi utili vuol dire riportarli probabilmente a una normalità. Quindi ritornerò su questo tema, perché della risposta non esco soddisfatto. Grazie. Grazie consigliere. Comunico che con nota pervenuta in data 5 dicembre 2019